Per i primi 5-10 minuti di questo webinar, il mio intervento assolutamente introduttivo serve a lasciare un po' di tempo per far arrivare anche i più ritardatari di oggi. Vedo che Gaetano e qualcun altro sta iniziando a scrivere in chat, questo mi lascia pensare che non ci siano problemi audio e video, quindi mi vedete, mi sentite bene, ci fa particolarmente piacere. Come vi dicevo, il webinar di oggi fa parte di un'iniziativa più ampia, di una prospettiva molto più ampia, che è quella della settimana dell'amministrazione aperta, che a sua volta si colloca all'interno di Open Government Partnership Italia. E magari mi prendo qualche minutino all'inizio, giusto per raccontarvi un minimo quello che è il contesto all'interno del quale nasce questo primo seminario online dedicato ai temi dell'open government e dell'amministrazione aperta. Immagino voi sappiate che da qualche anno l'Italia ha aderito a Open Government Partnership, che è un accordo multilaterale internazionale. Sostanzialmente si tratta di un'organizzazione che promuove all'interno di tutti i paesi che aderiscono a Open Government Partnership la cultura dell'amministrazione aperta, quindi incentrata sulla trasparenza, sull'accountability, sulla partecipazione diretta, sull'engagement dei cittadini. La mappa che vedete rappresentata in questa slide è presa proprio dal sito di OGP, di Open Government Partnership International, e potete vedere più o meno i paesi che hanno aderito. Se ci date uno sguardo, potete vedere come ogni democrazia evoluta, potremmo chiamarla così, in questo momento aderisce a Open Government Partnership e ne rafforza la credibilità, rafforza il legame che esiste tra paesi diversi che appunto si impegnano, si spendono attraverso una serie di iniziative e in particolare attraverso dei piani nazionali di OpenGov, cosiddetti piani di azione. Noi come Italia siamo stati uno dei primi paesi ad aderire a Open Government Partnership, l'abbiamo fatto giusto l'anno dopo la partenza di OGP stesso, che è partito nel 2011, e come Italia abbiamo presentato il primo piano d'azione Open Government nel 2012. Ogni piano d'azione copre un biennio ed è incentrato, appunto, come vi dicevo, sulle tematiche dell'open government che si sostanziano in delle azioni puntuali che i governi si impegnano a portare avanti. Ne abbiamo avuto un primo nel 2012, l'altro l'ha seguito il biennio successivo. In questo momento abbiamo il terzo piano d'azione italiano per Open Government Partnership, che copre il biennio 2016-2018. È un piano particolarmente ambizioso, è una cosa assolutamente importante. Il governo italiano si è molto impegnato in questo. Siamo uno dei paesi che in questo momento meglio interpreta l'open government attraverso azioni puntuali. Ce ne sono 34 nella prima stesura del piano, poi se ne è aggiunta qualcun'altra. Potete vedere sul sito dedicato a OGP in Italia, che è appunto open.gov.it, tutte le azioni, il monitoraggio dei piani. È un sito che, come dire, promuove la cultura dell'open government e tira una traccia precisa rispetto allo stato d'avanzamento delle singole iniziative. In particolare vi suggerisco di dare un'occhiata a questa pagina che si chiama, che è sotto il terzo piano d'azione, si chiama la Monitora, e potete avere un'idea puntuale di come sono state portate avanti le singole iniziative. C'è un po' di tutto. Aderiscono ministeri, aderiscono agenzie, aderiscono grandi città metropolitane. È una cosa rilevante per l'Italia, probabilmente è l'azione strutturata più importante che stiamo portando avanti sull'aderenza dei temi dell'open government alle politiche pubbliche. C'è un po' di tutto e dall'anno scorso il Dipartimento della Funzione Pubblica, supportato da altri enti centrali e amministrazioni locali, ha pensato potesse essere utile manifestare l'impegno, raccontare quello che sta accadendo in Italia sul piano dell'open government attraverso una settimana dedicata alla promozione di questi eventi. Quindi esattamente un anno fa è nata la prima settimana dell'amministrazione aperta, un evento in cui tutte le pubbliche amministrazioni impegnate, a prescindere dal fatto che aderiscano o meno con azioni specifiche sul piano di government, purché siano impegnate su azioni che riguardano l'open government, possono raccontarlo e quindi in qualche modo, se ci pensate, richiama un po' i giorni della trasparenza previsti dal decreto d'entrata. Più o meno l'idea è la stessa, quella della pubblica amministrazione che divulga i temi dell'open government e che racconta
quello che sta facendo. È un modo per avvicinare cittadini e pubblica amministrazione rispetto a temi così importanti e supportare quello che è un po' l'anima centrale dello stesso Open Government Partnership, cioè il civic engagement, il coinvolgimento diretto dei cittadini. È una delle parti centrali ed è una delle pietre angolari su cui ruota tutto l'impianto dell'Open Government in generale e in particolare di Open Government Partnership. In questa settimana, quindi, adesso siamo arrivati alla seconda edizione della settimana dell'amministrazione aperta. Questo webinar apre, è una delle iniziative che apre appunto questa settimana che inizia oggi, si conclude l'11 febbraio. C'è un po' di tutto, ci sono seminari online del tutto simili a quelli che stiamo facendo in questo momento, ci sono seminari in presenza, hackathon, dibattiti pubblici, qualunque cosa le pubbliche amministrazioni trovino più utile per raccontare direttamente ai cittadini quello che stanno facendo e quello che hanno fatto nell'ultimo periodo. Questa pagina del sito opengov.it/ssa, settimana amministrazione aperta, racchiude tutti gli interventi, cioè tutte le pubbliche amministrazioni che hanno programmato qualcosa nell'ambito di questi 7 giorni possono inserire una sorta di scheda che racconta quello che hanno intenzione di fare e questo sito le aggrega tutte e le mostra su una mappa. È particolarmente comodo perché tutti i cittadini possono navigare i 50 e passa eventi previsti in questa settimana a seconda di quella che è una propria prossimità geografica, piuttosto che il tema che li interessa di più, piuttosto che il giorno, piuttosto che la tipologia di evento. Quindi questa è un po' la pagina centrale, di qui parte tutto, questa è una sorta di aggregatore di tutti gli eventi previsti nell'ambito della pubblica amministrazione italiana rispetto all'open government di qui ai prossimi 7 giorni. Ovviamente ci trovate anche l'evento di oggi e in particolare ci tenevamo a segnalarvi gli eventi che come formats stiamo proponendo, sono 5 webinar, uno per ognuno dei 5 giorni iniziali della settimana dell'amministrazione aperta. Partiamo oggi con questo webinar dedicato alla trasparenza e all'informazione in Europa, due temi centrali dell'Open Government Partnership. Domani in collaborazione con Agit vi raccontiamo la cyber security, cioè il tema abbastanza caldo in questo momento, di come rendere i sistemi informatici pubblici sicuri. Successivamente parliamo di trasparenza comunicativa e partecipativa, un po' come ancora una volta la trasparenza diventa l'asse principale su cui ruota la comunicazione pubblica e la premessa per ogni forma di partecipazione. Se una pubblica amministrazione non è trasparente, difficilmente può generare buona partecipazione. Giovedì questo parliamo di accountability, cioè di come la pubblica amministrazione può rendersi accountable nei confronti dei cittadini e in particolare raccontiamo come può farlo attraverso il tema dei dati aperti. Abbiamo 3 esperienze estremamente interessanti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Città di Roma e la Città di Palermo che raccontano le proprie esperienze. Venerdì concludiamo questo ciclo di 5 webinar con il nuovo giornalismo pubblico e l'uso dei social media nella pubblica amministrazione. Ancora una volta il tema del coinvolgimento, la pubblica amministrazione frequenta le arene più popolate, quindi i social network, per attirare utenti all'interno delle proprie politiche, per coinvolgerli, per chiedere la loro opinione e quindi abbiamo ritenuto utile centrare il focus finale di questo giorno sui social media come piattaforme di condivisione e luoghi che la pubblica amministrazione per forza di cose sta imparando ad abitare. Questi 5 webinar organizzati, ripeto, è un sottoinsieme delle 50 e passa iniziative organizzate nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, sono i 5 webinar promossi da Formexpia. L'iscrizione può avvenire in maniera del tutto simile quella a cui vi siete iscritti a questo evento attraverso la piattaforma EventiPA che al suo interno ha delle schede molto semplici per ognuno dei webinar. Cliccando su iscriviti potete completare l'iscrizione. Venendo invece più direttamente al webinar di oggi, ve lo accennavo prima facendo una panoramica molto rapida sui temi dei 5 seminari proposti da Formexpia. Oggi parliamo di trasparenza e formazione in Europa. Lo facciamo con 4 interventi diversi. Subito dopo di me c'è Claudia De Stefanis, della rappresentanza italiana della Commissione europea, che introduce il tema della trasparenza particolarmente caro all'Unione europea e ci racconta un po' quello che sta avvenendo. Subito dopo,
giochiamo in casa, c'è Claudia Saldi, collega di Formez.ph, che vi racconterà il Europe Direct Europa Innovazione, uno degli uffici attraverso cui l'Europa dialoga direttamente con i cittadini. Tamara Rucarelli ci racconterà la stessa esperienza intrapresa da Roma Capitale, dalla città di Roma. E infine Maurizio Potente del CNEL ci racconta l'Europe Direct della Regione Lazio. Io volevo dirvi giusto due cose tecniche prima di lasciare la parola a Claudia De Stefanis. Avete già utilizzato per darci il buongiorno, e ve ne ringrazio, la chat pubblica. Continuate a farlo per eventuali domande che volete porre ai nostri relatori. Sarà nostra cura come staff Formez selezionare queste domande e proporle a tutti i relatori a conclusione dei loro interventi. E poi ne approfitto per dirvi che, come da tradizione, tutti i webinar promossi da quasi tutti i webinar organizzati da Formez.ph, cerchiamo, in logica di trasparenza, in logica di coinvolgimento, in logica di aumentare il bene comune sulla conoscenza riguardo ai temi della pubblica amministrazione, di restituire tutto quello che facciamo in maniera pubblica e accessibile. Quindi, a conclusione di questo webinar, la registrazione del seminario online e i materiali utilizzati dai nostri relatori saranno disponibili sulla piattaforma Eventi.ph, esattamente nella stessa pagina a cui vi siete iscritti per i webinar di oggi. Questo ve lo dico nel caso in cui vogliate condividere questo evento con colleghi che magari oggi non possono esserci o promuoverlo da qualunque altra parte. Sappiate che su questa pagina ci trovate tutto quello di cui avete bisogno. Io credo di avervi detto tutto, vi volevo informare che siete più di 250 in questo momento, quindi ci fa particolarmente piacere la forte partecipazione, ci lascia intuire che siamo più o meno riusciti a centrare i temi che incuriosiscono i nostri utenti. Chiederei a Claudia De Stefanis di aprire la sua webcam e quindi il suo microfono, perché le lascerei la parola a conclusione del mio. Ecco Claudia. Ti vediamo, forse non ti sentiamo ancora. Perfetto, Buongiorno a tutti. Buongiorno, lascio a te la parola. allora, sono molto contenta di parlarvi di un tema che forse non è così conosciuto, cioè quello della trasparenza ad opera delle istituzioni dell'Unione Europea. Io sono la responsabile del settore comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e questo tema ci è particolarmente caro perché l'Unione Europea adotta decisioni che incidono sulla vita di milioni di cittadini in tutta Europa e quindi i cittadini hanno il diritto di attendersi che il processo decisionale sia quanto più aperto e trasparente possibile. Voglio dire che il modo in cui vengono prese le decisioni a Bruxelles e chi influenza queste decisioni sono questioni di interesse pubblico. Allora, vorrei mostrarvi innanzitutto di che cosa vorrei parlare. Partendo dalla base giuridica, quindi dai trattati, da cosa dicono i trattati, andando poi a vedere il portale della trasparenza, a partire dal quale è possibile accedere a numerose informazioni utili per seguire il processo decisionale dell'Unione Europea. Parlare della Better Regulation, l'agenda legiferare meglio della Commissione europea perché c'è uno stretto legame con il tema della trasparenza e poi esaminare un pochino più nel dettaglio uno degli strumenti, il registro per la trasparenza che riguarda le relazioni con i portatori di interesse, con i lobbisti della Commissione europea, del Parlamento europeo, poi vedremo a che punto siamo anche per quanto riguarda il Consiglio e poi accennare brevemente al sistema di trasparenza finanziaria e al portale sui dati aperti. Inizio con la base giuridica perché in materia di apertura e trasparenza il fondamento giuridico è dato dagli articoli 10 e 11 del Trattato sull'Unione Europea che sono stati introdotti dal Trattato di Lisbona e che introducono un principio molto importante, quello della democrazia partecipativa, cioè l'idea di incitare i cittadini e le associazioni rappresentative a partecipare alla vita democratica dell'Unione, il che significa però che le istituzioni devono fornire i canali attraverso i quali questa possibilità di partecipazione si realizza. E inoltre c'è un impegno delle istituzioni a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e con la società civile. E si introduce anche il principio della consultazione delle parti interessate nell'ambito del processo decisionale dell'Unione. Oltre a questi due articoli,
Due articoli invece del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'articolo 15 introduce proprio l'obbligo, per le istituzioni dell'Unione Europea di essere quanto più trasparenti possibile, quindi un obbligo di trasparenza, di operare in modo trasparente. E l'articolo 298 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che parla di apertura dell'amministrazione pubblica europea, quindi un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente. Questa è la base giuridica. E in realtà questo serve per tre finalità principali. Prima di tutto appunto per incoraggiare la partecipazione dei cittadini e delle associazioni rappresentative della società civile alla vita democratica dell'Unione. In secondo luogo per costruire una fiducia nei confronti delle istituzioni europee e in terzo luogo anche per assicurare la legittimità dei processi politici, dei processi legislativi, dei processi amministrativi dell'Unione Europea e responsabilizzare l'amministrazione. In realtà questo tema della trasparenza è stato preso molto sul serio dalla Commissione Europea fin dall'inizio, in particolare dalla Commissione Juncker ancora prima dell'entrata in carica, perché già negli orientamenti politici che Juncker aveva presentato a luglio del 2014, cioè prima delle audizioni al Parlamento europeo, aveva già dichiarato un'intenzione di lavorare in questo senso e di proporre alle altre istituzioni, cioè al Parlamento europeo e al Consiglio, un registro obbligatorio dei portatori di interesse e dei lobbisti. E poi vedremo che effettivamente questa proposta è stata presentata alla fine del 2016 e vedremo a che punto siamo. Ma la prima attività, la prima realizzazione, che è stata già nel 2012, quindi ancora prima della Commissione Juncker, è stato un portale della trasparenza, a partire dal quale è possibile accedere a tutte le informazioni che consentono ai cittadini di seguire il processo decisionale dell'Unione Europea, di seguirlo e di partecipare. E di capire chi lo influenza, chi sono i portatori di interessi che lo influenzano. Qui vedete l'attuale versione del portale della trasparenza, che è stato modificato profondamente nel 2017 per tenere conto di una serie di modifiche introdotte di cui parleremo, ma che non è completo. Per cui nel corso della presentazione io farò riferimento anche ad altre pagine che non partono da qui e i cui link sono disponibili nella presentazione se poi appunto c'è la volontà di approfondire ulteriormente. Esiste uno stretto legame tra trasparenza e better regulation. Better regulation è l'agenda dell'Unione Europea per legiferare meglio ed è una delle priorità della Commissione Juncker. Questo stretto legame esiste perché la better regulation è un metodo di lavoro che intende assicurare alcune cose e in particolare che il processo decisionale sia trasparente, che tutti i cittadini abbiano la possibilità e le associazioni rappresentative ovviamente abbiano, i portatori di interesse abbiano la possibilità di essere coinvolti lungo tutto il ciclo di elaborazione delle politiche, quindi sin dalle primissime fasi dell'ideazione di una proposta fino all'attuazione e addirittura alla valutazione di una proposta, che l'elaborazione delle politiche e il processo legislativo siano suffragati da dati concreti e che l'onere normativo sia ridotto al minimo per i cittadini, per le imprese e anche per la pubblica amministrazione. La better regulation è stata veramente una delle priorità della Commissione Juncker che ha aperto ai cittadini l'intero ciclo di elaborazione delle politiche. Che cosa intendo con questo? Che in realtà i cittadini hanno la possibilità di intervenire e commentare, cittadini e parti interessate, in qualunque fase dell'elaborazione di un atto dell'Unione Europea. E quindi da una pagina che vi mostrerò subito dopo è possibile accedere a dei formulari che consentono ai cittadini appunto di presentare commenti, sia sulle cosiddette tabelle di marcia e valutazioni di impatto iniziali, cioè la fase preliminare quando la Commissione comincia ad ideare una iniziativa e quindi raccoglie i pareri degli interessati. Poi le consultazioni pubbliche, siamo nella fase della valutazione degli impatti potenziali, quindi prima della presentazione di una proposta legislativa la Commissione
consulta pubblicamente tutti gli interessati per un periodo di 12 settimane. Stessa cosa in realtà si realizza anche quando la Commissione deve procedere a una modifica della legislazione vigente e quindi verifica il controllo dell'adeguatezza della legislazione vigente e lo fa attraverso queste consultazioni pubbliche in cui raccoglie i pareri degli interessati per 12 settimane. Sono aperte, sono disponibili quindi sui siti della Commissione e tutti gli interessati possono formulare i loro commenti. In particolare dal luglio del 2017 le consultazioni pubbliche che rientrano nel programma di lavoro annuale della Commissione sono disponibili obbligatoriamente in tutte le lingue. In realtà comunque i cittadini hanno sempre la possibilità di contribuire nelle loro lingue, così come previsto dai trattati, quindi i cittadini possono comunque inviare i loro contributi nella propria lingua e le istituzioni sono obbligate a tenerne conto. Un elemento importantissimo è stato quello dell'apertura addirittura della possibilità di commentare le proposte legislative della Commissione. Come sapete, la Commissione è titolare del potere di iniziativa legislativa, quindi presenta una proposta legislativa che poi va al co-legislatore, al Parlamento europeo e al Consiglio, che appunto avviano il dibattito legislativo sulla proposta. Ecco, è stata aperta una finestra di 8 settimane nel corso della quale tutte le parti interessate possono formulare i loro commenti. Questi commenti poi sono raccolti e trasmessi al colegislatore che ne terrà conto nella appunto discussione sull'atto legislativo. Stessa cosa, una finestra di 4 settimane per qualcosa di cui parleremo subito dopo, i progetti di atti delegati e di esecuzione. Quindi quando la Commissione adotta questi atti delegati o gli atti di esecuzione, c'è una finestra di 4 settimane in cui tutti gli interessati possono presentare le loro osservazioni. E ancora, per tutta la legislazione in vigore è possibile anche, appunto, commentare, quindi c'è un modulo attraverso il quale tutti i cittadini portatori di interesse possono fornire, commenti sulla legislazione in vigore. Pensiamo ad esempio alle imprese, all'impatto che certa legislazione ha sulle imprese e quindi la possibilità di formulare osservazioni sulla legislazione in vigore. Vi mostro il sito a partire dal quale è possibile tutto questo, perché ancora non è collegato al portale della trasparenza. Da questa pagina, contribuire al processo legislativo, è possibile appunto entrare nei diversi moduli che permettono di commentare nelle varie fasi appunto del ciclo di elaborazione delle politiche. Questa pagina ovviamente consente questo accesso, ma previa registrazione, quindi in realtà bisognerà comunque avere un account, registrarsi e poi è possibile appunto intervenire e presentare le proprie osservazioni. Come dicevamo, l'articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea impone un obbligo di trasparenza. Le istituzioni hanno un obbligo di trasparenza nei confronti dei cittadini e in realtà questo obbligo di trasparenza è stato attuato ben prima di questa norma dei trattati con il regolamento 1049 del 2001 sull'accesso ai documenti. Nell'ambito di questo regolamento è previsto che ciascuna delle istituzioni abbia un registro elettronico dei documenti disponibile, quindi su internet, attraverso il quale i cittadini possano accedere alle informazioni relative all'attività di quella istituzione. Quindi la Commissione, ovviamente, ha pubblicato il suo registro, nel quale sono disponibili i documenti che integrano quelli che sono normalmente disponibili sul sito Eurlex, che è quello che contiene tutta la legislazione dell'Unione Europea. Quindi su questo registro dell'accesso ai documenti della Commissione troveremo i documenti adottati tipicamente dalla Commissione, quindi sono le decisioni del tipo CIRE, decisioni del tipo SEC, altri documenti tipo SEC, i documenti di lavoro dei servizi della Commissione, i verbali delle riunioni della Commissione, gli ordini del giorno delle riunioni della Commissione e così via. Però in realtà il registro non è esaustivo, i cittadini potrebbero chiedere accesso anche ad altri documenti, ad esempio a verbali di riunione tenuta all'interno di uno dei servizi e la Commissione è tenuta a fornire questi documenti, ci sono alcune eccezioni che riguardano l'interesse pubblico, quindi sicurezza e difesa, riguardano la vita privata e l'integrità dell'individuo e alcune procedure, in particolare quelle relative alla concorrenza o le offerte nell'ambito degli appalti pubblici. Ma
tutto sommato c'è un obbligo dell'amministrazione di fornire tutta la documentazione che viene richiesta. Stessa cosa ovviamente anche per il Parlamento e per il Consiglio. Io qui sto mostrando il registro della Commissione, cioè la pagina da cui si accede al registro della Commissione. Ho parlato di Eurlex, che ovviamente è la banca dati del diritto dell'Unione Europea, in cui tutta la legislazione e anche le procedure legislative sono disponibili ai cittadini in tutte le lingue. E su questo non mi soffermo perché probabilmente è la cosa più conosciuta. Viceversa, vorrei tornare alla questione degli atti delegati e degli atti di esecuzione. Mi sembra abbastanza importante perché è una parte forse un po' sommersa, un po' poco conosciuta del processo decisionale dell'Unione Europea. Cioè, una volta che gli atti legislativi sono stati adottati, è possibile che il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzino la Commissione ad adottare degli atti non legislativi, o per stabilire delle condizioni uniformi di esecuzione in tutta l'Unione Europea, e questi sono gli atti di esecuzione, o per integrare o modificare degli elementi non essenziali dell'atto legislativo, e in particolare per tenere conto di sviluppi tecnici, quindi in genere sono gli allegati tecnici delle direttive, e questi sono gli atti delegati. Queste sono due tipologie di atti che prevedono per la Commissione in realtà il ricorso a delle entità nell'ambito dell'adozione dell'atto. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione, le entità che intervengono nell'adozione dell'atto sono dei comitati, è la procedura di comitatologia. Questi comitati sono composti da rappresentanti dei singoli stati membri, e quindi è importante che si sappia come funziona l'intero processo, chi interviene nel processo decisionale. Ci sono due possibili procedure: una procedura di esame, in cui sostanzialmente la Commissione è vincolata alla decisione del Comitato, quindi se il Comitato, la maggioranza dei rappresentanti dei Paesi membri votano a favore, la Commissione deve adottare l'atto, se votano contro non lo deve adottare, se però non c'è una maggioranza la Commissione può decidere se adottare l'atto o invece presentare una proposta modificata, e una procedura invece consultiva in cui la Commissione può decidere se adottare l'atto o meno, tenendo nella massima considerazione il parere del Comitato. Trattandosi però di una materia che tutto sommato è tecnica perché riguarda le condizioni uniformi di esecuzione in tutti gli Stati membri, ma potrebbe avere una valenza politica, la Commissione ha ritenuto opportuno che tutte le informazioni relative a questi comitati, quindi i loro documenti, ma anche come sono istituiti, chi sono i rappresentanti, l'ordine del giorno, il verbale, i documenti che vengono esaminati, siano pubblicate in questo registro, che è quindi pubblicamente disponibile. Andiamo poi agli atti delegati, perché c'è una novità introdotta a dicembre, e cioè un registro interistituzionale in questo caso. Quindi qui si sono messi d'accordo Commissione, Parlamento e Consiglio, e quindi l'intera procedura dalla pianificazione fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è completamente trasparente. Quindi i cittadini potranno verificare chi interviene in questa materia. In questa materia normalmente, tra l'altro, la Commissione consulta dei gruppi di esperti, e quindi si potrà anche vedere chi sono i gruppi di esperti consultati, quali sono gli ordini del giorno delle riunioni e così via. E anche qui il tema potrebbe sembrare prettamente tecnico, si tratta di materie in cui appunto normalmente la Commissione interviene per modificare allegati tecnici di direttive, insomma interviene tutto sommato su materie che non sembrerebbero politicamente sensibili, però potrebbe invece essere molto utile sapere chi influenza il processo decisionale in materia. Quindi la Commissione e le altre istituzioni hanno deciso di rendere completamente pubblico tutti i documenti relativi agli atti delegati. Arrivo alla questione del gruppo di esperti, perché questa è una materia sulla quale la Commissione è intervenuta nel 2016 proprio per rendere questa materia un pochino più trasparente. I gruppi di esperti sono degli organi consultivi che si riuniscono più di una volta, insomma la definizione è molto semplice, e sono organi che assistono la Commissione nel suo operato, ce ne sono circa 800.
che aiutano la Commissione sia nell'elaborazione delle proposte legislative e delle iniziative politiche, sia nella preparazione degli atti delegati, sia nell'attuazione delle politiche, della legislazione e dei programmi dell'Unione Europea e anche in alcuni casi nell'elaborazione degli atti di esecuzione prima di inviarli a un comitato. Questi gruppi di esperti erano un po', insomma, un ambito un pochino grigio della Commissione. Ci sono sempre stati gruppi di esperti ufficiali, cioè con decisione della Commissione, e gruppi di esperti informali definiti dai singoli servizi della Commissione con l'accordo del commissario competente e del segretariato generale della Commissione, ma sostanzialmente un'area un po' grigia in cui le modalità di nomina non erano molto molto chiare e non per tutti i gruppi. È stato deciso di chiarire esattamente il tipo di composizione, il tipo le modalità di scelta e così via. Per cui oramai sono definite cinque tipologie di composizione, quindi ci sono i gruppi di esperti in cui i membri sono nominati a titolo personale, i gruppi di esperti in cui i membri sono nominati in quanto rappresentanti di interessi comuni, i gruppi di esperti in cui i membri sono nominati in quanto rappresentanti di un'organizzazione, gruppi di esperti in cui i membri sono nominati in quanto rappresentanti di un'amministrazione pubblica e poi, come categoria finale, i gruppi di esperti in cui i membri sono nominati in quanto rappresentanti di un paese terzo o di un organismo dell'Unione o di un'organizzazione internazionale. Per le prime tre tipologie ormai è obbligatorio pubblicare un invito a presentare candidature, quindi la Commissione non può più scegliere in maniera così molto informale chi fa parte di questi gruppi, ma deve pubblicare su questo registro dei gruppi di esperti un invito a presentare candidature che deve sostanzialmente mirare ad una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, anche dal punto di vista dell'origine geografica, del genere, ovviamente tenendo conto della tipologia, del settore considerato e quindi del mandato che il gruppo di esperti deve avere. E in particolare per i membri dei gruppi di esperti che sono destinati a rappresentare interessi specifici comuni o delle organizzazioni, è obbligatoria la registrazione in quello che vedremo poi, cioè il registro per la trasparenza. Quindi la Commissione ha deciso di pubblicare questo sito, questo registro in cui sono disponibili le composizioni dei gruppi di esperti, tutti gli inviti pubblici a presentare candidature, tutti gli ordini del giorno, la documentazione che viene discussa nell'ambito delle riunioni e questo proprio per far sì che sia quanto più chiaro possibile, quanto più evidente possibile chi sono coloro che in qualche modo fanno consulenza alla Commissione perché i gruppi di esperti sono consultati ovviamente perché gli esperti hanno competenze o conoscenze specializzate di cui la Commissione non dispone. Questo quindi per quanto riguarda i gruppi di esperti. Da tutto quello che ho detto finora, sostanzialmente emerge un giudizio positivo della Commissione europea e delle altre istituzioni rispetto ai portatori di interesse. Cioè viene visto come qualcosa di positivo il fatto che ci sia un'interazione costante tra le istituzioni dell'Unione Europea ed un mondo di portatori di interesse molto vario, dai rappresentanti delle imprese, ai rappresentanti delle associazioni di categoria, alle organizzazioni non governative, ai centri studi, agli istituti di ricerca e così via, con contatti formali e anche informali. È chiaro che l'apertura è estremamente importante per la qualità, della democrazia, per la qualità del processo decisionale e per la qualità del prodotto finale, cioè della legislazione. Però è anche importante e determinante che l'apertura sia controbilanciata dalla trasparenza. E questo per evitare che, diciamo, la pubblica amministrazione europea, sia sottoposta a pressioni indebite o legittimi degli accessi, diciamo, privilegiati di alcuni alle informazioni o ai decisori. E quindi ci sono tre principi fondamentali a cui si deve ispirare, l'azione in questa materia. Il principio della trasparenza,
Quindi in realtà appunto i cittadini devono poter conoscere chi influenza il processo decisionale europeo, devono sapere tutto sui gruppi di pressione. Integrità, e cioè il rispetto delle regole del gioco, il rispetto di regole di condotta sia da parte dei lobbisti, dei portatori di interesse, sia da parte dei funzionari pubblici, delle istituzioni. E poi la parità di accesso, cioè l'uguaglianza di rappresentanza e di partecipazione, compreso anche la possibilità di accesso alle consultazioni, quindi la partecipazione alle consultazioni, la composizione dei gruppi di esperti, quello che abbiamo visto ora. Allora, scusate, ma ecco, sono andata un pochino troppo avanti. Quanti lobbisti ci sono a Bruxelles? Ecco, in realtà questi sono dati che sono ipotetici perché non abbiamo delle informazioni precise. Qui viene indicato, i colleghi del segretariato generale ci hanno indicato un'ipotesi di 15.000 persone che più o meno gravitano intorno al mondo del lobbismo, ma molti non sono lobbisti di professione, sono magari rappresentanti di alcuni interessi di categoria e vengono considerati comunque parte di questo mondo delle lobby. Circa 3.000 diversi gruppi di interesse, quindi tra l'industria, i sindacati, le società di consulenza, le ONG, i centri studi, gli istituti di ricerca e così via. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, sono accreditati circa 6.700 lobbisti, il numero di lobbisti non accreditati, ma che comunque gravitano intorno alle istituzioni, non è precisato, però vedremo tra poco che c'è un registro per la trasparenza, in cui sono registrati finora 11.000 organismi, cioè, o meglio, persone e organismi, quindi circa 11.000 iscrizioni nel registro per la trasparenza. Fino al 1995 questa materia non era minimamente regolamentata, poi il primo ad intervenire è stato il Parlamento europeo. E il Parlamento europeo ha deciso all'inizio semplicemente di regolare l'accesso ai suoi edifici, quindi chi voleva il badge per l'accesso agli edifici del Parlamento europeo doveva fondamentalmente fornire nome, cognome e ente di appartenenza, quindi qualcosa di molto semplice. La Commissione invece ha introdotto nel 2008 un vero e proprio registro volontario con un codice di condotta e nel 2011, insieme al Parlamento europeo, un accordo interistituzionale per un primo registro volontario che poi è stato ulteriormente ampliato nel 2014 con un secondo accordo interistituzionale che costituisce la base dell'attuale registro per la trasparenza disponibile online, che è un registro appunto congiunto della Commissione e del Parlamento. Questo registro per la trasparenza comprende tutte le attività che sono dirette a influenzare direttamente, cioè tramite contatti, o indirettamente, cioè tramite i media, conferenze, eventi o quant'altro, l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione Europea e i processi decisionali dell'Unione Europea, indipendentemente da dove queste attività vengano effettuate e dai mezzi che vengono utilizzati. E quindi fondamentalmente questo registro serve a capire quali sono gli interessi che vengono appunto perseguiti, chi se ne occupa, per conto di chi e quali sono le dotazioni finanziarie a disposizione. L'iscrizione in questo registro, come vedremo tra breve, è volontaria, ma non lo è più così tanto per alcune azioni che si intendono intraprendere nei confronti della Commissione europea. E quindi quando ci si iscrive in questo registro si deve prima di tutto indicare il tipo, di appartenenza, quindi se si tratta di una società di consulenza oppure di un consulente indipendente o uno studio legale. Se si tratta di quelli che si chiamano lobbisti interni, cioè quelli che lavorano per conto di un'impresa, di un'associazione di categoria, oppure rappresentanti di organizzazioni non governative, oppure ancora centri studi, istituti di ricerca, istituti accademici, o anche le organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose e le organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali. Queste sono le categorie. In funzione della categoria scelta, poi vengono richieste una serie di informazioni che riguardano le risorse umane dedicate all'attività, gli organismi dell'Unione Europea con i quali si è in contatto o dei quali si fa parte, come ad esempio appunto comitati, intergruppi o altro, forum o altro,
E poi il tipo di interesse, quindi il fascicolo legislativo che si segue e soprattutto i costi stimati di questa attività. Ovviamente tutto si basa sul fatto che le informazioni fornite siano corrette. Ci sono delle linee guida in questo registro per la trasparenza che indicano proprio chi teoricamente dovrebbe registrarsi. E come potete vedere, in realtà sono indicazioni molto vaste. Quindi praticamente chiunque entra in relazione con le istituzioni europee teoricamente dovrebbe registrarsi in questo registro per la trasparenza, chi gestisce i progetti finanziati dall'Unione Europea e magari organizza una conferenza, chi fa consulenza sui temi europei, chi fornisce materiale informativo e così via. Quindi è estremamente vasto il campo di applicazione di questo registro. Un po' di informazioni su chi è iscritto nel registro, circa il 91% delle iscrizioni proviene dai paesi membri dell'Unione Europea, 20% circa, poco meno, iscrizioni dal Belgio, perché molto spesso ovviamente le rappresentanze degli interessi sono concentrate anche lì, l'Italia è al quinto posto per numero di iscrizioni. Le prime cinque categorie di organizzazioni registrate le vedete, i tipi di interessi rappresentati, beh, spesso poi sono anche molto, diciamo, molto, molto vagamente indicati, perché poi europeo o nazionale, alcune difendono entrambe, alcune organizzazioni hanno più finalità e non soltanto uno. La spesa per il lobbying che è indicata ovviamente è l'elemento che sappiamo meno essere verificabile. Il codice di condotta. Allora, quando ci si iscrive nel registro per la trasparenza si sottoscrive automaticamente un codice di condotta che impone ovviamente di identificarsi come portatore di un interesse, di non estorcere le informazioni alle istituzioni, quindi di non utilizzare pressioni indebite o comportamenti inappropriati per entrare in possesso delle informazioni o di decisioni delle istituzioni, assicurare che le informazioni siano corrette, complete, non fuorvianti e ovviamente anche impegnarsi a fornire informazioni aggiornate o chiarimenti su richiesta. Non vendere, questo è abbastanza evidente, copie di documenti ottenuti presso le istituzioni dell'Unione Europea e non indurre i funzionari e delle istituzioni, i membri delle istituzioni a comportamenti in violazione delle regole di condotta che si applicano a loro stessi. Avevo detto all'inizio appunto che in realtà questo registro è volontario, ma non lo è più così tanto. E la Commissione ha preso molto seriamente questo obbligo di trasparenza, la Commissione Juncker, sin dalla sua entrata in carica, ha imposto di pubblicare sui siti della Commissione tutte le riunioni che i commissari, i membri dei loro gabinetti o i direttori generali delle varie direzioni generali della Commissione hanno con i portatori di interesse. E per poter avere queste riunioni, queste persone, queste istituzioni, questi enti devono iscriversi nel registro per la trasparenza, altrimenti la riunione non viene accettata. Questa è la regola per la Commissione. Quindi oramai questo registro per la trasparenza vede il numero di iscrizioni aumentare proprio perché per poter parlare con un commissario, per poter incontrare un direttore generale e discutere di alcune priorità è indispensabile la registrazione. Come abbiamo visto, poi un'altra delle regole introdotte dalla Commissione attuale riguarda i gruppi di esperti e quindi piena trasparenza sui gruppi di esperti della Commissione e sulle modalità di accesso ai gruppi di esperti. Nel settembre del 2016, così come annunciato negli orientamenti politici che il Presidente Juncker aveva presentato in vista dell'audizione al Parlamento europeo, c'è stata una proposta legislativa, una proposta di accordo interistituzionale tra Commissione, Parlamento e Consiglio. Consiglio ancora rimane fuori da questo registro volontario perché invece si introduca un registro obbligatorio dei portatori di interesse e dei lobbisti che estenda questa regola no registration, no meeting, cioè senza una registrazione del registro non è possibile incontrare
i funzionari e i membri delle istituzioni anche a Parlamento e a Consiglio. Per quanto riguarda la Commissione, sostanzialmente quello che la Commissione si impegna a fare è mantenere questa regola, quindi no registration, no meeting, e prevedere anche che per esempio questi enti possano avere il patrocinio della Commissione soltanto se registrati, debbano registrarsi per poter partecipare in quanto tali alle consultazioni pubbliche e fare in modo che, quindi, che il loro contributo sia messo in rilevanza, insomma, rispetto agli altri contributi ricevuti per le consultazioni pubbliche. E quindi, insomma, diciamo, questo registro teoricamente dovrebbe a un certo punto vedere la luce. Al momento siamo ancora in una fase in cui Parlamento e Consiglio stanno stabilendo i rispettivi mandati negoziali, quindi non sappiamo poi se nell'ambito di questo mandato della Commissione si riuscirà veramente a concludere questo registro obbligatorio. L'ultimissima novità: a gennaio, 31 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, un nuovo codice di condotta per i commissari della Commissione europea, che prevede diciamo una durata dell'incompatibilità al termine del loro mandato più lunga rispetto a quella adesso prevista, adesso è 18 mesi, diventa di 24 mesi, per cui se intendono esercitare un'attività dopo la fine del loro mandato occorrerà consultare un comitato etico indipendente e alcune attività sono vietate, come appunto quella di lobbying, ma la cosa più interessante secondo me da sapere è che addirittura verrà inserito un obbligo di rendicontare le emissioni, cioè è vero che i commissari sono gli ambasciatori della Commissione europea e che quindi è normale che siano spesso fuori sede, fuori Bruxelles, per parlare con i cittadini di tutta l'Unione europea, ma è opportuno che i loro costi siano trasparenti e quindi perfino i costi delle emissioni saranno pubblicati sul sito della Commissione. Allora, ultime due cose di cui volevo parlare, il sistema di trasparenza finanziaria, quindi uno strumento che consente la ricerca dei beneficiari di finanziamenti ad opera del bilancio dell'Unione Europea erogati dalla Commissione direttamente a partire dal 2007 e dei beneficiari degli aiuti del Fondo Europeo di Sviluppo a partire dal 2010. E quindi praticamente in questo sito è possibile trovare tutte le informazioni su chi ha vinto una gara di appalto o stipulato un contratto con l'Unione Europea o ha ricevuto sovvenzioni dall'Unione Europea o ha ricevuto aiuti provenienti dal bilancio dell'Unione Europea o dal Fondo Europeo di Sviluppo, tranne però i contratti di importo inferiore ai 15.000 euro e questo riguarda ovviamente soltanto la gestione diretta. Ultimissima cosa, il portale dati aperti dell'Unione Europea. Il portale Open Data è un punto unico di accesso a una serie sempre più ampia di prodotti realizzati dalle varie istituzioni dell'Unione Europea nel corso della loro attività. Nella mia vita precedente lavoravo per la Direzione Generale della Traduzione, la Direzione Generale della Traduzione produce delle memorie di traduzione, tutti i documenti che vengono tradotti costituiscono delle enormi memorie multilingue che sono utilissime per lo sviluppo dei sistemi di traduzione automatica e quindi la Commissione ha deciso di mettere a disposizione di tutti tutto il materiale prodotto dalle varie istituzioni che può essere liberamente utilizzato e riutilizzato sia a fini commerciali che non commerciali, citando la fonte, quindi è uno strumento che è messo a disposizione di tutti quanti i cittadini e che consente anche di condividere le informazioni e quindi permette in realtà di un riutilizzo in nuovi prodotti e nuovi servizi anche ad opera per esempio delle imprese e in più permette di trovare magari delle soluzioni innovative. Proprio questa grande quantità di dati aperti permette di trovare soluzioni innovative che magari affrontano alcune delle sfide a cui le nostre società sono confrontate. Oltre a questo, la Commissione finanzia un European Data Portal, cioè un portale paneuropeo di informazioni fornite dalle amministrazioni del settore pubblico che possono essere riutilizzate. Io con questo avrei concluso con addirittura 2 minuti di anticipo la mia presentazione. Avevo un'ultima slide
permette semplicemente di avere accesso a tutti i progetti finanziati dall'Unione Europea sui big data e sui dati aperti. E quindi è una pagina che può essere utile consultare se si vuole sapere che cosa si Su sta questo facendo in rilancio, questo Claudia, grazie ambito. mille, sei stata, anzi grazie due volte, sei stata chiarissima, precisissima, puntualissima, addirittura con un minuto d'anticipo. Il tema dei dati aperti ci è particolarmente caro in questo ufficio perché seguiamo direttamente il portale nazionale dei dati aperti, quindi insomma è una cosa che bazzichiamo da un po'. Peraltro è uno degli asset principali su cui si muove Open Government Partnership, è la settimana dell'amministrazione aperta, quindi ci dai un gancio perfetto rispetto al tema dell'open data, della trasparenza declinata in ambito europeo, soprattutto questa parte delle lobbying, mi pare di aver intuito dalla chat che interessava particolarmente gli utenti. Sono arrivati un po' di domande, io se sei d'accordo te le proporrei subito al volo. Guarda, Sì. Giampiero ti chiedeva se hai informazioni riguardo al ruolo, oppure se ci sono da parte dell'Unione Europea delle iniziative specifiche per gli URP, in questa logica gli URP pubblici che possono diventare casse di risonanza, amplificatori di trasparenza. Allora, da un lato non mi risulta, dall'altro mi sembra un'ottima idea pensare a qualche iniziativa congiunta. Quindi conto anche su di voi perché questo effettivamente potrebbe essere anche una buona pratica che Diventa mettiamo uno in opera spunto, quindi insomma insieme. questi webinar funzionano anche meglio di quello che pensavo. Sul portale della trasparenza europea noi ci troviamo una serie di informazioni sugli esperti, ma ti chiedevano sempre dalla chat, ci sono anche i documenti che i singoli esperti producono? Sì, è possibile accedere anche ai documenti, salvo alcune restrizioni in alcuni casi, però mediamente sì, anche ai documenti che sono E esaminati o infine, prodotti più dagli che una esperti. domanda, è un'opinione riguardo al modo in cui l'Italia declina il tema della trasparenza più volte associandolo al tema della comunicazione, piuttosto che, scusami, più volte associandolo al tema dell'anticorruzione piuttosto che a quella della comunicazione. La riflessione di Luigia Campaniello. Come la vedi, come ti sembra? È un po' il tema della cultura del sospetto, della cultura dell'apertura e della partecipazione. Diciamo che la Commissione questi temi li vede più in un'ottica di apertura e partecipazione, però alla luce proprio del trattato e quindi diciamo di principi che sono stabiliti nei trattati. Posso immaginare che su questi temi ci sia ancora tanta discussione da fare tra il livello europeo e quello nazionale. Questo un pochino era anche un'occasione per parlare di tante cose che si stanno facendo ma che non sono necessariamente note. E forse lo scambio poi permette anche di mettere a punto questi aspetti relativi ai principi di fondo. Per la Commissione non è solo comunicazione, è appunto, è l'attuazione di due principi, cioè quello dell'apertura e quello della partecipazione dei Claudia, cittadini. grazie mille. Con questo io ti ringrazio ancora una volta, rilancio il commento di Alessandro che ha fatto un istante fa in chat. Complimenti alla relatrice, chiara, efficace e coinvolgente. Su questo grazie ancora. Lascio la parola a Claudia Salvi per il secondo intervento di oggi che vedo in webcam. Non ti sento ancora, Claudia? Sì, eccomi, pronto, mi senti? Perfetto. Perfetto, a te. Buongiorno a tutti, io sono Claudia Salvi, sono la coordinatrice del Centro Europe Direct Roma, che da quest'anno si chiama Roma Innovazione, che è ospitato qui dal Formex PA. Giusto così per un'introduzione a che cosa sono i centri Europe Direct. In realtà i centri Europe Direct fanno parte di una rete informativa cofinanziata dalla Commissione Europea che ha come obiettivo quello di avvicinare quanto più possibile l'Europa, ai cittadini. Siamo, come Europe Direct, il nostro centro è attivo dal 2013. È scaduto il bando nel 2017, ma siamo stati rinnovati nuovamente per un periodo di 3 anni. Facciamo parte di questa rete italiana di centri Europe Direct che attualmente è composta da 44 centri. Quello che appunto facciamo ora è la presentazione dei 3 centri che sono operativi nel Lazio, a partire da gennaio, di questo anno. In genere, vengono affiancati a questi centri di Europe Direct anche i centri di documentazione europea. Anche questi fanno parte della rete informativa della Commissione europea e in genere sono istituiti presso le università e le istituzioni di insegnamento superiore.
Passiamo ora un attimo a capire quali sono le attività che noi organizziamo. Vi ripeto, il nostro centro questo anno ha cambiato nome, ci chiamavamo Europe Direct Roma, ora ci chiamiamo Europe Direct Roma Innovazione, perché a partire già dallo scorso anno il nostro centro è ospitato presso Forma SPA, però nell'area innovazione digitale. Cosa offriamo come servizi? Innanzitutto abbiamo uno sportello informativo che è aperto al pubblico per rispondere alle domande sull'Unione Europea, ma diamo anche consulenza e assistenza sui diritti dei cittadini europei e quindi permettiamo l'accesso gratuito ai documenti della Commissione Europea disponibili presso il nostro centro. In più abbiamo un contact center telefonico che è operativo tutti i giorni a partire dalle 9.30 alle 13 e nuovamente nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30, eccetto il venerdì in cui il pomeriggio non è operativo. Ancora come servizi abbiamo un focus web Europa che contiene informazioni sulle politiche ed eventi di interesse per tutti i cittadini europei e un altro focus che è programmi comunitari che fornisce informazioni precise su quelli che sono i finanziamenti diretti dell'Unione Europea e che mette a disposizione degli utenti anche una banca dati programmi comunitari. Appunto, questo è il focus su Web Europa. Tra l'altro, nella parte diciamo indicata, evidenziata con il cerchio rosso, ci sono tutte le informazioni relative agli orari di apertura e ai numeri di telefono del nostro centro Europe Direct. Tra l'altro, noi abbiamo anche un account Twitter che troverete sempre indicato sulla pagina Europa. Accanto alla pagina Europa abbiamo appunto la pagina Programmi Comunitari. Nella zona evidenziata in rosso troverete alcune banche dati. Abbiamo una banca dati dei bandi in scadenza, sono i bandi che vengono pubblicati nell'ambito dei finanziamenti diretti. Poi abbiamo una sezione dedicata agli eventi, dove vengono inseriti tutti gli eventi sull'Europa che noi rintracciamo e ai quali vogliamo dare evidenza. Disponiamo e mettiamo a disposizione anche una banca dati ricerca partner che permette di visualizzare ricerche partner o di altri enti che appunto hanno utilizzato la nostra banca dati per cercare partner, oppure appunto per i singoli utenti che desiderano cercare partner e quindi possono iscriversi e inserire la propria richiesta di partner. In più, come dicevo prima, abbiamo una banca dati, programmi comunitari che contiene le informazioni e le schede relative a tutti i finanziamenti diretti dell'Unione Europea e abbiamo anche una sezione dedicata alle domande e risposte sull'Unione Europea che è collegato al portale Linea Amica, che è appunto questo portale di informazione per i cittadini del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questa che vedete ora visualizzata è la banca dati programmi comunitari 2014-2020 che può essere consultata sia per nome del programma, per settore oppure per data di scadenza dei bandi relativi a ciascun programma comunitario. E poi abbiamo, questa invece è la banca dati dei bandi, dove è consultabile dal bando con scadenza più recente andando via via ai bandi che scadono successivamente. Tenete presente che ci sono alcuni già i bandi inseriti per quanto riguarda il programma Horizon di ricerca e sviluppo tecnologico che scadranno alla fine del 2019. Ancora noi organizziamo giornate informative tematiche, quindi organizziamo questi seminari informativi sulle opportunità finanziarie dell'Unione Europea in loco, nel senso veniamo ospitati dai comuni del territorio laziale appunto per informare i cittadini su quali sono le opportunità di finanziamento della Commissione Europea. E in più da quest'anno organizzeremo anche una serie di webinar come questo di oggi, che è appunto da un po' il via a questo nostro ciclo sui finanziamenti comunitari. Del servizio ricerca partner vi ho già parlato. Per poter seguire, diciamo, le nostre attività, consultate sempre il nostro database sugli eventi del Formez.
In più, un altro dei servizi che abbiamo offerto e che continueremo ad offrire è la pubblicazione di alcune guide utili. Finora ne abbiamo già pubblicate diverse, diciamo quella un po' più famosa è la guida alle opportunità di finanziamento 2014-2020, poi abbiamo una guida utile sulle fonti di informazione in Italia sui fondi europei, come presentare una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti, tenendo presente che questa però è una guida per principianti, cioè per coloro che non si sono mai cimentati nella presentazione di una nuova proposta di progetto. In più abbiamo il nostro cavallo di battaglia che è come finanziare lo sport, la ciclabilità, la mobilità e il turismo sostenibile con i fondi europei, perché siamo da anni attivi in questo settore della mobilità sostenibile. E poi abbiamo altre guide tipo la politica di comunicazione dell'Unione Europea 2000, qui indicata erroneamente 2000-2017. Una guida alle strategie macro regionali dell'Unione Europea ed anche un repertorio dei servizi pubblici online nell'Unione Europea e anche in altri paesi che non appartengono all'Unione Europea. La guida che abbiamo previsto di pubblicare per il 2018 è la guida alle opportunità di finanziamento nel settore della salute. Inoltre noi siamo presenti con dei punti informativi nell'ambito di alcune manifestazioni che vengono organizzate per il grande pubblico. In particolare siamo stati presenti e saremo presenti anche quest'anno alla Gran Fondo di Mentana, dove appunto abbiamo uno stand informativo dove è possibile sia venire a ritirare le pubblicazioni della Commissione europea che incontrarci per avere delle informazioni su quelle che possono essere tematiche di interesse europeo. Queste sono alcune delle manifestazioni che abbiamo organizzato nel 2016 presso le scuole, appunto presso manifestazioni per il grande pubblico. Abbiamo organizzato con alcune scuole anche la giornata europea delle lingue attraverso dei quiz per i giovani che tra l'altro hanno avuto un grosso successo. Come vi dicevo, abbiamo anche un account Twitter, REDIC, RMI Innov. Siamo a vostra disposizione, quindi contattateci nel momento in cui avete delle richieste da inoltrarci. Vedo una domanda: qual è la direzione della Commissione europea competente o meglio responsabile dei centri Europe Direct? Ecco, Claudia De Stefanis, che mi ha preceduto nella relazione, è la coordinatrice a livello nazionale della rete dei centri Europe Direct. Claudia, Avete non altre domande? mi sembra che fosse arrivata nessun'altra domanda sul tuo intervento, anche tu hai avuto un tempismo perfetto, nel senso che hai concluso esattamente in 10 minuti tondissimi. Detto questo ti ringrazierei ancora una volta, passerei la palla a Tamara Rucarelli di Roma Capitale, se puoi aprire la tua webcam e il tuo microfono. Mentre, perfetto, eccoti qui, Buongiorno a tutti. ti vediamo, ti sentiamo. A Eccomi. te, Tamara, dopo. Perfetto, spero anch'io di tenermi nei giusti tempi come sono state brave le mie predecessori. Io sono Tamara Lucarelli, un funzionario del Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei di Roma Capitale. Roma Capitale si cimenta per la prima volta in questa esperienza perché a seguito del superamento della selezione avvenuta nello scorso dicembre, con esito positivo ovviamente, Roma Capitale per la prima volta si dota di un centro di informazione Europe Direct. E questo centro rappresenta uno spazio attraverso cui l'informazione sulle tematiche europee fungerà da volano per potenziare il valore aggiunto delle politiche dell'Unione Europea. E vogliamo che sia anche in grado di raggiungere il più alto numero di cittadini per aumentare le conoscenze dell'Unione Europea, grazie anche alla capillare rete di cui dispone il Comune di Roma. E brevemente cerco di rappresentare la struttura di Roma Capitale. Roma Capitale è composta da 31 dipartimenti, per la maggior parte tematici, e da 15 strutture territoriali, i municipi di Roma Capitale. Il dipartimento presso cui io lavoro, Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei,
Si è costituito recentemente, nel dicembre 2014, e svolge un ruolo molto importante in quanto cerca di assicurare unicità e coerenza tecnico-amministrativa delle proposte per la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati con le risorse dell'Unione Europea. Quindi svolge un'attività di coordinamento tra questa miriade di strutture capitoline, assicurando e curando anche le relazioni istituzionali con l'Unione Europea e con le altre amministrazioni centrali e locali, e promuovendo allo stesso tempo il migliore utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie. Il centro Europe Direct di Roma Capitale avrà come principali obiettivi quello di aumentare la comunicazione dei cittadini sulle tematiche europee in modo da favorire la fiducia, il rispetto reciproco e la volontà di lavorare insieme verso obiettivi comuni, obiettivi dell'Unione Europea, di stimolare poi una governance urbana tra le istituzioni pubbliche, le imprese, le organizzazioni della società civile e di diffondere la conoscenza delle istituzioni europee, del loro funzionamento, il concetto di cittadinanza europea, il valore dell'integrazione, della non discriminazione ed incrementare poi il collegamento dei cittadini con le istituzioni, sia pubbliche, locali che nazionali ed europee. Nello specifico, questo centro Europe Direct vorrà divulgare un'idea di Europa concreta, Europa fattiva, attraverso la disseminazione delle buone pratiche che sono scaturite da progetti ed interventi finanziati con le risorse dell'Unione Europea. Si vuole stimolare la comunicazione dei valori dell'integrazione europea nelle scuole e nelle università e avviare una campagna di sensibilizzazione in vista delle prossime elezioni al Parlamento europeo, coinvolgere ossia i giovani studenti dell'ultimo anno di scuola superiore in una formazione affinché la loro partecipazione sia attiva nelle elezioni del Parlamento europeo che si verificheranno il prossimo anno 2019. Successivamente si vuole favorire un dialogo con la cittadinanza e per far questo è stato realizzato un piano di comunicazione per l'anno 2018 che mira soprattutto a cooperare con la rappresentanza della Commissione europea, l'Ufficio di informazione del Parlamento europeo in Italia, in vista anche di questi eventi e annualità molto importanti, quali sono l'anno europeo del patrimonio culturale, anno 2018, e come già vi dicevo, le elezioni del Parlamento europeo nell'anno 2019. Poi si vuole indirizzare la cittadinanza verso le reti UE in base alle loro esigenze specifiche, le reti UE più appropriate in base ai loro fabbisogni. Si vuole cooperare attivamente con gli altri centri di informazione Europe Direct, sia a livello nazionale che a livello europeo. Interagire con il pubblico attraverso i social media. Roma Capitale ha un'esperienza in quest'ambito perché è attiva su molti social media sin dall'anno 2012, infatti è presente su Twitter, è presente su Facebook, su Instagram, su YouTube. Si vuole attivare poi una linea telefonica e un indirizzo email dedicato presso il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, di rafforzare i contatti con i media locali e regionali, di promuovere le attività del centro attraverso pubblicazioni, informazioni, videoclip sull'Unione Europea e
partecipare alle riunioni di coordinamento, formazione organizzate dalla rappresentanza della Commissione europea a Roma e realizzare anche una pagina web nel sito di Roma Capitale, dove la cittadinanza possa trovare ogni tipo di informazione in merito alle principali tematiche dell'Unione Europea e alle principali attività e interventi che sta realizzando l'Unione Europea e nello stesso tempo aprirà uno sportello sia virtuale che aperto al pubblico su appuntamento secondo gli orari di apertura degli uffici dell'amministrazione capitolina. In questo modo si cercherà di rispondere alle esigenze della cittadinanza e dare un supporto, una conoscenza sulle tematiche di cui tratterà il nostro centro. E abbiamo previsto anche l'organizzazione di una serie di eventi nell'anno 2018. Il primo è stato effettuato lo scorso venerdì, il 2 febbraio scorso, presso il Palazzo Senatorio del Campidoglio, nella Sala del Carroccio, dove si è avviata la presentazione del centro Europe Direct e quindi si è alla presenza dell'assessore al bilancio Lemmette e dell'assessore Roma Semplice Flavia Marzano, si è presentato questo nuovo centro di informazione Europe Direct. E nello stesso anno noi prevediamo di organizzare anche un convegno di promozione del patrimonio culturale europeo nell'ambito appunto dell'anno europeo del patrimonio culturale, in sinergia con le strutture capitoline competenti sulla materia, quindi attuando un lavoro di condivisione e chiedendo un supporto alla Sovrintendenza Capitolina per i beni culturali ed anche al Dipartimento Cultura della nostra struttura. Poi si realizzeranno una serie di workshop su lezioni del Parlamento europeo e per far questo si coinvolgeranno le scuole, come vi dicevo, soprattutto gli istituti superiori e gli ultimi anni di scuola superiore. Quindi si coinvolgeranno le scuole e gli studenti in questi workshop. Successivamente verrà realizzato un convegno sull'innovazione sociale e sulla condivisione dei risultati dei progetti che si sono già conclusi sul tema. Un nostro progetto recente di inclusione sociale denominato ISPIRE si è concluso lo scorso dicembre, quindi si vuole che questi risultati di progetto vengano disseminati. Ed infine si prevede la partecipazione al Forum PA. Il Forum PA è un'occasione molto importante, un punto di incontro, un appuntamento annuale in cui si crea un dialogo sia tra l'amministrazione pubblica, locale, nazionale, che tra gli stakeholders economico-sociali e tra il cittadino e tra la cittadinanza. Per realizzare queste attività, Roma Capitale intende avvalersi di una capillare rete di cui già dispone e che è costituita dal sistema delle biblioteche, 38 biblioteche dislocate nel territorio romano. Si vuole servire anche dai nuovi centri di Roma Facile, diretti alla digitalizzazione e al supporto informatico per i cittadini che hanno meno possibilità di accesso. Ed infine si vuole realizzare questa rete anche attraverso l'utilizzo del sistema dei musei capitolini. Quindi il supporto di questa, grazie a questa rete, si cercherà di coinvolgere la cittadinanza nelle attività del centro e fornire il supporto e la giusta formazione e informazione a chi ne ha bisogno. Vi ringrazio molto per l'attenzione e qui concluderei il mio intervento.
Tamara, grazie mille. Anche qui era arrivata qualche domanda, ma credo che Claudia Salvi sia stata prontissima e abbia già risposto in chat, quindi direi che è tutto chiaro, va tutto bene. Sei stata perfettamente ai tempi anche tu oggi, sei a tutti i relatori brevissimi, ci fa doppiamente piacere. E chiederei quindi a Maurizio di aprire la sua webcam, il suo microfono, salutando Grazie. ancora una volta Tamara, grazie ancora. E quindi passerei all'intervento conclusivo di oggi. Ecco Maurizio, Maurizio a te la parola. Buongiorno, beh, intervengo da buon ultimo e ringrazio chi mi ha preceduto per aver fornito le indicazioni di base su quelli che sono i meccanismi di informazione dei centri Europe Direct all'interno della rete nazionale ed internazionale. Noi siamo capofila di un gruppo che fornisce informazione Europe Direct in collaborazione con la Regione Lazio e il Movimento Europeo. La Regione Lazio e il Movimento Europeo ovviamente sono delle realtà che operano da tempo sui temi dell'Unione Europea, in particolare il Movimento Europeo è da sempre attivo sui temi della cittadinanza attiva europea, ma non solo, anche in termini di innovazione su quello che potrà essere il futuro dell'Europa. Il coordinatore del Movimento Europeo, Pier Virgilio D'Astoli, persona nota agli addetti ai lavori, è stato un assistente parlamentare di Altiero Spinelli e ha ricoperto anche importanti ruoli all'interno della Commissione europea in rappresentanza dell'Italia. Si sta interessando attivamente per promuovere un nuovo decalogo per il futuro dell'Unione europea che sicuramente metteremo in rete a breve, metteranno in rete loro e noi metteremo il link alle loro attività. Per quanto riguarda la Regione Lazio, è molto attiva ovviamente sui temi della gestione delle risorse europee attraverso due strutture fondamentali che operano in perfetta sinergia, che sono l'associazione, cioè l'organizzazione Lazio Innova, presieduta da Stefano Fantagone, e il sito web Lazio Europa, in cui ci sono delle informazioni molto significative per quello che riguarda i bandi europei. Il CNEL, come sapete, è stato al centro di grossi problemi che riguardavano la riforma costituzionale, insomma, siamo sopravvissuti. Il presidente Treu intende far leva sull'Europa per il rilancio della nostra istituzione. E quindi cercheremo di essere molto attivi su questo fronte, facendo perno su quelle che sono le nostre caratteristiche essenziali, che vi illustrerò a breve e che riguardano in qualche modo la partecipazione all'interno del CNEL delle parti sociali. Come sapete, all'interno del Consiglio sono rappresentate le parti sociali datoriali e dei lavoratori. Vi sono degli esperti designati dal Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio, è in corso il rinnovo del Consiglio, insomma siamo in fase di partenza per riorganizzare la nostra attività e per far leva sull'attività di comunicazione europea. Quindi per quanto riguarda i riferimenti istituzionali e le partnership, ovviamente il nostro punto di riferimento principale e la rappresentanza in Italia della DG della comunicazione. Claudia è intervenuta inizialmente, vi ha illustrato ampiamente quali sono i meccanismi di comunicazione della Commissione in Italia. Ovviamente i riferimenti alla Regione Lazio, al Movimento Europeo, ma contiamo moltissimo sulla collaborazione con gli altri edit regionali e quindi quello della città metropolitana di Roma, intervenuta Tamara poco prima. E ovviamente anche contiamo molto sulla particolare esperienza di Claudia Formez, in maniera tale che si attivi una sinergia istituzionale molto forte,
Per evitare di duplicare gli sforzi e le informazioni, faremo riferimento costante alle attività che si svolgono anche negli altri EDIC per evitare appunto uno spreco di energie e di risorse e cercare di fare sinergia con gli altri centri. Uno degli effetti fondamentali che riguardano l'attribuzione al gruppo, diciamo, coordinato dal CNEL, è l'effetto moltiplicatore della comunicazione che possono offrire le parti sociali rappresentate al CNEL. Quindi ciascuna parte sociale ha un suo centro studi, ha i suoi addentellati alla macchina europea. Per cui cercheremo di sfruttare l'effetto moltiplicatore della comunicazione attraverso le parti sociali rappresentate al CNEL, chiedendo una continua e una costante sinergia sul fronte informativo attraverso dei rimandi e dei link alle attività che si svolgono all'interno delle nostre istituzioni. Un altro punto di forza della nostra organizzazione è quella di avere un raccordo internazionale molto forte con gli altri consigli economici e sociali europei attraverso la rete CES Link, dove CES sta per Consiglio Economico e Sociale. Link è una rete di connessione che connette appunto i vari consigli economici e sociali. Quando saranno distribuite le nostre slide, potrete accedere ai siti web sia dell'organizzazione che lega i consigli economici e sociali europei che i consigli economici e sociali a livello internazionale. Questa sigla, ICESIS, forse poco conosciuta ai più, sta per indicare l'Associazione Internazionale dei Consigli Economici e Sociali e le istituzioni similari che sono sparse in tutto il mondo. Quindi l'idea di amplificare la comunicazione anche attraverso questi strumenti può essere un valido meccanismo di ausilio. Come ci stiamo organizzando per gli strumenti? Chiediamo scusa per il ritardo con cui ci muoviamo, ma come vi dicevo, siamo in fase di ristrutturazione. Però entro la fine del mese contiamo di avere operativi sia lo sportello al pubblico nella sede istituzionale del CNEL, e questo probabilmente riusciremo a farlo anche prima della fine del mese per ricevere il pubblico e fornire le informazioni di base, sia le pagine web Europe Direct, che saranno appunto denominate Europa Insieme, all'interno delle quali cercheremo di sfruttare al meglio la sinergia con gli altri consigli economici e sociali. Per quanto riguarda le attività che sono state programmate nel 2018, un punto di forza fondamentale riguarderà la comunicazione sui programmi di semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea e qui ci stiamo organizzando per mettere a punto un seminario di presentazione del semestre di presidenza bulgaro che speriamo di poter tenere entro la fine di febbraio, in cui verranno illustrati i principali punti cardine del semestre di presidenza bulgaro del Consiglio dell'Unione Europea e alla fine di questo semestre abbiamo in programmazione ovviamente il semestre di presidenza del Consiglio successivo. Successivamente ci interesseremo dei debriefing dei consigli europei, cioè cercheremo di dare un'informazione dettagliata e puntuale sui consigli europei per quelle informazioni che siano di particolare interesse per i cittadini e per le imprese attraverso i debriefing, che altro non sono che i resoconti sommari delle riunioni che si tengono presso il Consiglio europeo, presso i Consigli europei, e ne abbiamo in programma alcuni già verso la fine di febbraio, ci sarà il primo, il 23. C'è un'idea di raccordarsi ovviamente con gli altri servizi di informazione ai cittadini e alle imprese, sui fondi europei, le opportunità per i giovani. Il CNEL, peraltro, è depositario di una importante relazione sulla qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini e alle imprese. Da questo punto di vista, cercheremo di integrare le informazioni che ci provengono da questa rete interistituzionale con le informazioni destinate
destinate all'Europa, in particolare per quanto riguarda i cittadini e fra questi i giovani e per quanto riguarda le imprese. Infine ci sarà una intensa attività di raccordo istituzionale che consentirà di moltiplicare la comunicazione che metteremo a punto nel corso dei prossimi mesi. Quali sono gli sviluppi futuri che intendiamo darci? Allora, innanzitutto vorremmo rafforzare la presenza sui social media e incrementare la comunicazione verso cittadini e imprese. Il CNEL sta ristrutturando i propri sistemi informativi e l'idea di essere molto più presenti sul web consentirà di avere un interscambio significativo con cittadini e imprese, in particolare nell'ambito del sito Europe Direct. E un altro punto su cui si intende lavorare in stretta sinergia con Lazio Innova riguarda la comunicazione sul raccordo tra i fondi europei e le incentivazioni alle piccole e medie imprese. In questo intendiamo avvalerci della rete interistituzionale presso il CNEL che si occupa delle incentivazioni alle imprese in collaborazione col MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Unione Camere, la Cassa Depositi e Prestiti con le sue derivazioni SACE e SIMEST e l'Istituto per il Commercio con l'Estero. Infine, ovviamente vorremmo rafforzare l'effetto di comunicazione su scala europea attraverso le sinergie con le parti sociali e con i consigli economici e sociali europei ed internazionali ed operare uno stretto collegamento con il Consiglio nella partecipazione alla fase ascendente della formazione degli atti europei. Infatti, la legge 234 del 2012 attribuisce in particolare al CNEL un ruolo di collaborazione alla fase ascendente della formazione degli atti europei. Questo sarà molto importante per capire quali possono essere le ricadute che vengono sui cittadini e sulle imprese, in maniera tale da tenere sempre aggiornati i nostri referenti. Concludo infine con delle proposte che vengono anche dal movimento europeo, che è molto interessato ad organizzare dei seminari attraverso università telematiche su come accedere ai fondi di finanziamento europeo, e per questo chiederemo la collaborazione di tutti gli edit regionali, nonché sulla una ipotesi di poter valorizzare alcune produzioni televisive, però insomma non vorremmo uscire troppo fuori dal seminato, però che riguardano figure di prestigio che hanno contribuito alla realizzazione dell'Unione Europea attraverso la valorizzazione della figura di Altiero Spinelli. Ringrazio tutti, spero di essere stato nei tempi e un saluto. Grazie. Grazie mille Maurizio, assolutamente sì, sei stato nei tempi, è stato estremamente chiaro. Io, come dire, ti rigiro i ringraziamenti che sono arrivati, i ringraziamenti e gli apprezzamenti che sono arrivati nella chat durante il tuo intervento. Ne approfitto per ringraziare tutti i partecipanti al webinar di oggi, direi che non potevamo aprire meglio questo primo evento della settimana dell'amministrazione aperta. Vi ricordo, e magari mi faccio aiutare da una delle slide che avevo preparato prima, che prevediamo un webinar per ognuno dei giorni della settimana dell'amministrazione aperta, quindi domani c'è cyber security e più avanti andiamo avanti con trasparenza comunicativa, accountability e nuovo giornalismo pubblico e social media. Quindi davvero qualunque fosse l'interesse da parte vostra per i temi del governo aperto, mi rivolgo soprattutto ai partecipanti, ne abbiamo un po' di ogni tipo. Ripeto, sono particolarmente felice di aver iniziato con questo webinar, è andata benissimo, soprattutto grazie ai nostri relatori. I temi che abbiamo avuto modo di affrontare sono quelli cari al governo aperto, quindi
nessuno meglio di questo poteva rappresentare al meglio quello che era una buona partenza per la settimana dell'amministrazione aperta. Direi che a questo punto potremmo avviarci verso la conclusione. Giusto una cosa logistica è venuta fuori in chat più di qualche volta: la registrazione integrale del seminario di oggi, embeddata da YouTube, la trovate sulla pagina di 20PA, la stessa dalla quale vi siete iscritti al seminario di oggi. Sulla stessa pagina, in coincidenza dei nomi dei relatori, probabilmente ci saranno già, o se non ci sono, lo dovreste trovare a momenti, ci sono già, mi conferma Gianluca, ha finito, che è qui in regia insieme a me. Trovate le slide dei nostri relatori, peraltro oggi erano particolarmente ricche di link, di spunti, di citazioni normative puntuali, quindi immagino possono essere particolarmente utili ai partecipanti del webinar qualora volessero ritrovare dei riferimenti puntuali sui temi trattati oggi. Grazie mille, grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi giorni per le altre iniziative sulla settimana dell'amministrazione aperta. Buona settimana dell'amministrazione aperta a tutti, buon pranzo!